Adesso siamo veramente, insomma, verso il traguardo finale e siccome vogliamo ringraziare tutte le persone che lavorano con noi, per farlo chiamerei sul palco anche Roberto Monaco, che è il segretario della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, nonché presidente dell'Ordine di Siena. E quindi lascio a Giovanni e al dottor Monaco il palco. Grazie Roberto di essere qui con noi stasera, visto che è il momento della segreteria, nessuno meglio di lui può capire tutto quanto e percepire il lavoro. Lui coordina 40 persone in segreteria a Roma e in più alla sua segreteria anche lui, il Medici di Siena. È un grandissimo professionista, un grandissimo amico, quindi sono particolarmente felice di averlo qui oggi. È una persona che ho incontrato per strada e con cui condividiamo da ormai 4 anni gran parte della nostra esistenza, vacanze comprese. È vero. Funziona. Sì. Grazie Giovanni, è importantissima questa giornata per il ritorno alla normalità, cercando di cercare la normalità. Allora, chiaramente iniziare la giornata sarebbe stato molto semplice perché si parlava di mancanza di medici, mancanza di professionisti sanitari, del fatto che il nostro sistema sanitario da parte della politica è stato sempre visto più come un bancomat piuttosto che come un investimento. Speriamo le cose cambino. E avremmo parlato di pandemia, avrei parlato dell'importanza del nostro ruolo e poi è successo tutta la giornata e quindi mi trovo alla fine di questo bellissimo incontro dove le emozioni hanno dato spazio ad altri ragionamenti. È stato pieno di emozioni il video di Gino Strada e le parole di Rossella e la presidente dell'OPI che ha detto che questa è una festa e la musica che veramente ci ha riempito l'anima e il cuore, le parole di Giovanni perché avete un grande presidente, tenetevelo stretto, una gran persona. E che ha fatto un discorso veramente col cuore, io che lo conosco e che ho il privilegio di essere amico, l'ho sentito nelle sue parole, che sono le parole che sono dettate dal cuore, dal sentimento di riconoscenza nei confronti di tutti i suoi iscritti. E quindi le emozioni hanno lasciato altro spazio. E poi l'emozione delle premiazioni dei 50esimi, cioè tutta la vita dedicata alla professione. L'emozione e anche le mani tremanti dei ragazzi che leggevano il giuramento, l'applauso del corale, le famiglie che hanno sicuramente in questo momento hanno visto tutti i sacrifici fatti per portare avanti i figli a questo traguardo importante. È il vostro futuro. E allora quello che forse mi viene in mente più di tutto sono le lacrime che sicuramente legate all'emozione, e gli ostacoli che incontrerete e anche gli errori che vi capiterà di avere, perché chiaramente come si dice in Toscana, chi non fa non falla, e quindi è facile per chi lavora che si poter anche sbagliare. Però mi sono venute in mente anche le parole del nostro Papa Francesco, che io e Giovanni abbiamo anche incontrato insieme alle nostre famiglie, ed è stato un momento emozionantissimo perché è un uomo di grande spessore, e come abbiamo incontrato anche il Presidente della Repubblica. Ecco, Papa Francesco ha detto fate in modo che usate le lacrime perché possano irrigare la tolleranza. Usate gli ostacoli perché possono aprire le porte all'intelligenza e usate gli errori per addestrare la pazienza. Ecco, io molto più umilmente, dico anche continuate a sognare, lo dico ai giovani colleghi, continuate a sognare, mai smettere di sognare, che i vostri sogni sono la sicurezza di un nostro futuro professionale importante. Perché il nostro lavoro, al di là della retorica degli eroi, Brecht diceva è beato il popolo che non ha bisogno di eroi, e al di là della retorica degli eroi che non accettiamo sia noi come gli infermieri, come tutti, perché facciamo il nostro lavoro,
Ecco, noi però tuteliamo dei diritti costituzionali come quello della salute, come quello all'autodeterminazione, come quello alla lotta alla diseguaglianza. E quindi tutelando dei diritti tuteliamo la Costituzione italiana, e tutelando la Costituzione tuteliamo la democrazia. Quindi siamo rappresentanti della nostra bella Italia. E quindi quando vi troverete a visitare un malato, in quel momento voi veramente state dando il vostro cuore, la vostra anima, le vostre emozioni di oggi le state mettendo a disposizione dei vostri pazienti. E questa è la cosa più bella che la nostra professione può fare, quella di un aiuto. E darete anche dignità al dolore, perché quando una persona è malata perde la sua dignità. Ecco, grazie al vostro lavoro ritornerete a dare dignità a quel dolore e a quella persona. E quindi non abbiate paura di toccare il paziente, di stare a contatto col paziente, e perché fino a che avrete i vostri sogni, le vostre mani saranno sempre intrise di quella polvere che fanno i sogni. Quindi continuate a sognare. Grazie. Grazie al dottor Monaco. Giovanni, chiami tu, chiamo io. Chiama tu, comincia a presentare tutta quanta la segreteria dell'ordine. Allora, chiamo sul palco le ragazze della segreteria, a cominciare dalla responsabile Carla Carli, e poi Rossella, Donatella, Alessandra, Mary, Irene, e spero di non aver dimenticato nessuno. E loro, sapete che, cioè, senza di loro non lo so. Io dico solo questo, non lo so come andrebbe, perché veramente fanno un lavoro infaticabile, sono sempre presenti, sempre pronte e ci danno una grandissima mano. E vengono omaggiate dai fiori dal presidente Leoni e dal presidente Nicolin. E intanto invito a salire sul palco anche i componenti del consiglio direttivo dell'ordine. Vedo sicuramente il dottor Sarasin, il dottor Gasparini, il dottor Crivellenti. Il dottor Sarasin con la segreteria. Sì, con la segreteria. Ho visto il dottor Zornetta, il dottor Donolato, che è presidente della commissione Giovani Medici Odontoiatri, che è una commissione che fa un lavoro enorme. E i ragazzi che si sono appena iscritti, che si sono iscritti negli anni scorsi, possono fare riferimento proprio alla commissione giovani per qualsiasi problema, dubbio, consiglio, insomma, sono a vostra disposizione. Venite pure, salite pure. Presidente, la dottoressa Mazzarolo, Gabriele Gasparini, prego. Dottor Dal Carlo, vedo. Roberto dottor Schiavon, consigliere, Gabriele Gasparini, che è presidente della Fondazione Consigliere, Andrea Schiavon, Luca Dal Carlo. Abbiamo perso un paio di occhiali. Incredibile, questo non era mai successo. Andrea Zornetta e Luca Donolato. Perché non pensiate che l'ordine è una persona sola? No, è tutto quanto un gruppo di persone che lavora tutti i giorni a tutti quanti i livelli, in varie declinazioni. E che io devo ringraziare anche la Chiara Semenzato. E ringraziamo però Giovanni anche Enrico Arrighi, che sta là dietro, laggiù in fondo, che oggi ha curato. Grazie. Anche la Chiara, che ha fatto due lavori oggi, due lavori in un colpo solo, è stata, devo dire, bravissima assolutamente, la ringrazio tanto. Sì. Enrico, che ha curato tutta la parte video, tutto il controllo del maxi schermo, anche una diretta Facebook che abbiamo tentato di fare, il collegamento col presidente Anelli, insomma, lui sta laggiù nella stanzetta, ma ci segue sempre. Sì. Ringrazio della presenza, permettetemi anche mia moglie, perché è internista. Oggi sono 28 anni di matrimonio. Auguri, e quindi auguri! Quando si dice la professional femminile, io ce l'ho a casa, non da ieri. Credo che ci sia un video, Gabriele. Sì, mi sentite, sì. Sì, effettivamente la Fondazione Ars Medica è all'interno dell'Ordine dei Medici di Venezia, ma a differenza dell'Ordine, che è un organo sussidiario dello Stato, la Fondazione è un organo che fa parte, ma è culturale. Serve per, diciamo, declinare tutta la parte sociale, non solo scientifica, filosofica, di tutte le realtà della medicina,
ma non solo, dell'etica e della deontologia. Serve, con una manifestazione come Venezia in Salute, che si terrà a settembre quest'anno, a fare una rete con tutte le associazioni, gli ordini, le professioni, perché noi medici siamo necessari, siamo bravissimi, ma siamo validissimi se siamo vicino a tutti gli altri sanitari che con noi lavorano per i pazienti. Noi siamo medici per una lunghissima, anni e anni di studio, una lunghissima preparazione, e siamo medici perché c'è chi ha bisogno di noi e per il nostro aiuto. Il nostro è un lavoro molto sociale, è un lavoro intellettuale, per cui la cultura è alla base. Noi abbiamo fatto, non so se c'è la traccia video. Prima che stava partendo un video. Noi lavoriamo per cercare di portare questo mondo che si trasforma ogni giorno all'interno della nostra professione, non dico per corrergli dietro, ma per essere sempre protagonisti di questo. Abbiamo svolto dei film, dei lungometraggi che riguardano varie declinazioni della nostra professione. Facciamo libri, ma fatti vari. Gli ultimi due riguardano chiaramente il Covid. Uno riguarda il lockdown, un libro che abbiamo scoperto essere un libro scritto da noi, e che poi quando viene letto dalle persone diventa il libro delle persone, perché riporta cose successe veramente che tutti hanno vissuto in questo brutto momento, e adesso ha una seconda giovinezza perché sono ricominciate le vendite, perché le persone hanno cominciato a voler affrontare questo, quello che è successo, quello che dentro di noi si è diventato. E poi il film, non ve lo faccio mica vedere tutto, vi faccio vedere solo, come si può dire, il trailer. E queste sono le testimonianze dei nostri colleghi, un po' raccontate di quello che è successo. Questo perché noi ci siamo accorti quando cominciava la pandemia, ci siamo accorti che non esistevano dei documenti che raccontavano da chi in prima persona ha vissuto la pandemia quello che era successo. Ci sono dei libri di autori famosissimi, da Tacito, da altri, ma le testimonianze sono nude, sono crude e non ci sono effettivamente più di tanto. Noi abbiamo fatto questa opera, sia un libro che un film, perché magari, forse in futuro, a qualcuno serviranno. Grazie. Grazie Gabriele, grazie mille. Anche per quanto alla fondazione, diciamo, che rappresenti oggi nel tuo lavoro. Grazie. Beh, signori, noi avremo anche... chiedono sul palco mia moglie, non io. Forza Anna, forza! Questo è un fuori programma. Questo è un consiglio che mi danno dalla regia. E buon anniversario. Bene, ringraziamo, siamo veramente arrivati alla fine di questa bella festa e probabilmente in autunno ce ne sarà un'altra, come vi dicevo prima, perché dobbiamo festeggiare chi quest'anno farà i 50 anni di laurea nel 2022 e i ragazzi che si iscriveranno quest'anno all'ordine. E quindi in realtà abbiamo fatto un po' le prove generali col caldo d'estate, ma poi per l'autunno avremo l'altra cerimonia. E appena sarà possibile vi diremo, insomma, comunicheremo agli interessati la data. Io voglio ringraziare l'ordine con cui lavoro ormai da tanti anni, è sempre un bel lavorare, insomma, come vedete una bella squadra, un bel gruppo dal primo all'ultimo, e ci rivediamo a ottobre. Grazie mille a tutti.